Buonasera, siamo live per il 32esimo appuntamento di comunicazioni di servizio. Benvenute e benvenuti a tutti. Cos'è comunicazioni di servizio? Sono delle dirette che facciamo settimanalmente in cui ospitiamo esperti, autori, attori, mondo del volontariato, professionisti, visionari e sognatori, persone che hanno delle storie da raccontare, persone che vogliono anche un po', cercano un po' di cambiare questo mondo. E chiacchiereranno con noi, scopriremo le loro storie e ci regaleranno anche un buon consiglio. Io sono Francesco Patrucco, insieme ad Alberto che è presente in regia, non lo vedete, ma c'è. Formiamo la Patrucco Comunicazione, uno studio che da oltre 10 anni a Torino si occupa di comunicazione in 3 ambiti: la grafica, il video e il digital nelle diramazioni web e social. Prima di inoltrarci nella diretta di oggi, vi chiedo ancora di sostenerci, sostenere comunicazioni di servizio iscrivendovi al nostro canale YouTube e seguendoci sui canali social di Facebook e Instagram, ci trovate come Patrucco Comunicazione. La presentazione l'ho fatta e ora finalmente posso dare il benvenuto all'ospite di oggi, che è una persona molto importante, una ricercatrice universitaria, una pianista, una scienziata, una mamma. E do subito il benvenuto a Federica Chiara. Eccola qua. Ciao, Buongiorno, buongiorno a tutti. benvenuta. Allora, tu sei appunto una ricercatrice universitaria, in questo momento sei a Padova perché lavori all'Università di Padova, sei una mamma, quindi sei una moglie, sei anche una pianista, mi ricordo che suoni il pianoforte, insomma, e sei la presidente dell'associazione Linfa, che oggi andremo un po', ci racconterai, scopriremo che cos'è, che cosa fa, perché si occupa di un tema importante, forse non molto conosciuto, almeno io ne sapevo ben poco prima di affrontare un po' questo tema. Ti chiederei però subito di presentarci, di raccontarci chi sei, cosa di tutte queste definizioni ti senti più tua, dove ti trovi e come sei arrivata a Padova, perché tu sei nata a Torino, poi hai avuto una parentesi all'estero, mi sembra in Svezia, e poi atterri nel Veneto, a Padova. Raccontaci È vero, tutto. certamente, racconto la mia storia e speriamo che interessi. Intanto grazie per avermi Assolutamente. invitato. Grazie a Allora, te. io sono originaria torinese, a Torino sono stata per i miei studi, poi sono andata subito fuori, sono stata un po' all'Istituto Tumori di Candiolo dove ho imparato a studiare i tumori e sono andata all'estero per sviluppare meglio questo interesse che è esploso proprio. Quindi io sono diventata ricercatore di oncologia molecolare. Adesso, attualmente, sono proprio assunta all'Università di Padova per fare Ok. questo. E allora tu mi hai chiesto in che cosa mi riconosco di più. Io mi riconosco principalmente come tutto di queste cose, perché io sono. Cercherei di essere un condensato e oggi vi spiego perché sono un condensato di queste cose. Perché come faccio a conciliare il fatto di essere mamma e essere ricercatrice? E questo è un discorso che non devo fare solo io, ma tutte le donne che lavorano ed è veramente difficile. Ma io in più, non rispetto a queste donne, ma nella mia esistenza, ho fatto della ricerca una ragione, perché abbiamo una bambina che è affetta da una malattia rara e di conseguenza abbiamo deciso di dedicarci totalmente alla ricerca di una terapia, perché non c'è attualmente una terapia, almeno sta arrivando per fortuna un inizio, no, di una terapia farmacologica che aiuti. E quindi io sono pronta a raccontare la mia storia d'amore, perché questa bambina l'abbiamo adottata e è iniziata una bellissima storia d'amore. Come si chiama tua figlia? Allora, lei si chiama Ilaria. Lei si chiama Ilaria e ci siamo incontrate che lei aveva 3 anni. Questa, eccola lì, eccola. E sì,
Ed effettivamente lei è affetta da una sindrome genetica che la predispone ad avere dei tumori a carico del sistema nervoso. Ovviamente ci siamo subito preoccupati di creare dei contatti scientifici, di sapere chi segue queste persone, questi bambini, e di conseguenza. Non ho più pensato solo più a Ilaria, ma ho pensato anche a tutti gli altri bambini che sono entrati nel mio cuore e sono entrati in contatto anche con le storie delle altre mamme. E ce ne sono tante di storie, tantissime. E perché pensate che ci sono 20.000 persone che hanno questa malattia? La chiamano rara perché non viene praticamente quasi mai diagnosticata e quindi si contano pochi pazienti, diciamo uno su 3.000 nati, uno su 2.500 nati nascono con la malattia di mia figlia, che si chiama neurofibromatosi di tipo Ok. 1. E magari le persone non sono interessate a sapere di questa malattia, ma devono sapere che comunque è tanto, perché immaginatevi, contate quante persone ci sono in Piemonte e contate e fate la divisione, uno su 3.000 ha la neurofibromatosi. Chi lo aiuta? Chi riconosce in lui una persona che ha bisogno d'aiuto? Quindi noi stiamo come associazione facendo questo ed ecco perché sono diventata presidente di un'associazione. Ok, L'associazione anche fa. ok, esatto. Adesso ci racconterai un po' nel dettaglio cosa fa l'INFA, perché fa parecchie cose, cioè lavora su ambiti diversi. Però è interessante questo tema, malattia rara, che tra parentesi mi sembra che qualche settimana fa c'è stata la giornata dedicata alle malattie rare, se non Già, sbaglio. Ok, Francesco, quindi sul siamo 28. anche. Ok. Rara a me darebbe l'idea così di una cosa molto lontana, no? Di quei casi, però pensi uno su 1 milione. In realtà tu ci hai portato un dato numerico molto più Importante. concreto. Esatto, quindi è rara, ma fino a un certo punto la definizione rara forse è un termine un po' più tecnico, ma in realtà la possibilità statistica è molto alta, quindi posso anche incontrare parecchie persone che hanno Sì, questa caratteristica, perché poi alla fine. molti bambini non hanno i tumori, molti bambini vengono, di cui non è fatta la diagnosi, vengono solo riconosciuti per le macchie che hanno Ok. sulla pelle e basta. E alcuni, non tanto alcuni, cioè il 60%, hanno dei problemi nell'apprendimento scolastico. Quindi magari vengono inquadrati con un altro problema che non è connesso con la neurofibromatosi e questi bambini vengono molto spesso isolati nell'ambito della classe perché gli altri compagni si accorgono che questi hanno fatica a imparare, che hanno bisogno dei loro tempi per capire, ma poi ci arrivano e con un aiuto specifico si riesce ad aiutarli. Quindi Certo. Io raccomando sempre a tutti i genitori, cercate un'associazione perché il concetto di associazione vuol dire innanzitutto non siete soli e c'è una famiglia che vi accoglie e che vi aiuta in tutti i problemi, vi indirizza, conosce molto bene la malattia e sa come aiutarvi. E così potete affidarvi e farvi guidare e non sentire, confrontarvi. Sai, Francesco, che molte famiglie si accorgono che il proprio figlio ha dei problemi e lo nascondono anziché portare alla luce, cercare di aiutarlo. E quindi anche gli insegnanti, i compagni, sono impreparati, non hanno un comportamento inclusivo. Invece bisogna proprio fare sapere, conoscere queste storie. Assolutamente. Sì, la mia, per esempio, è una storia commovente perché io ho conosciuto questa bambina che era senza mamma e papà
la quale si è presentata subito sul suo vasino, alzandomi la maglietta, dice, facendomi vedere le sue macchie, come dire, se mi accetti Io tu, sono questa, io esatto. sono questa. E la prima bambolina che abbiamo fatto insieme con la stoffa, ho detto, fai gli occhi, Ilaria, disegna gli occhi. Lei ha disegnato gli occhi, ma anche le macchie. No, adesso non ce l'ho con me questa bambolina perché è in un reliquiario, ma la terrò sempre. E lei si è disegnata e io non avevo mica capito questo. E l'ha capito Andrea, mio marito, ha detto: guarda che questa qui è lei, guarda le macchie sulla pancia, sul collo, sulle. E poi, per sancire così la sua entrata in famiglia, lei si è fatta nascere dalla mia pancia, ha messo la bambolina nella mia pancia, ha detto: mamma, facciamola nascere. È interessante questo, è bellissimo, perché è bello che poi dietro, tu prima hai parlato di numeri, no? La scienza fa quello, dà dei numeri, dà delle dati statistici, ma dietro ognuno di questi numeri c'è una storia con tutte le sue profondità che ha, no? Tu ci hai raccontato un pezzettino che già fa capire tante cose. E, a me viene in mente appunto il tema dell'informazione, no? Io immagino che una coppia, che una mamma, un papà che hanno un figlio e che viene fuori la possibilità, insomma, vedo queste macchie, nasce questa cosa, prima cosa che faccio, vado su internet a cercare cos'è sta roba e lì nasce un mondo di tutto e di più. Quindi l'informazione, uno, è fondamentale e due, sapere quello che hai detto tu, che non sei da solo. Quindi questo fa associazione linfa, giusto? Fa un lavoro di informazione. È un lavoro di Assolutamente. sostegno. E di sostegno da tutti i punti di vista, tutti i problemi che può avere questo bambino, dai problemi di apprendimento, problemi psicologici, affrontare il problema dei tumori quando insorgono, indicare i centri specializzati, mai andare a caso, bisogna andare nei centri che sono addestrati e hanno la multidisciplinarietà adatta per seguire questi bambini fino all'epoca adulta, possibilmente. A Torino c'è un bellissimo centro di transizione, cioè si occupano dei pazienti da bambini e poi li portano in epoca adulta e non li abbandonano, perché questo è un altro problema. Abbiamo tanti adulti che non sono seguiti, quindi noi ci stiamo impegnando anche a livello Okay. normativo per farli seguire. E l'informazione è basilare, come dici tu, è proprio fondamentale. Ed è quello che io comunico. Noi abbiamo un telefono che si chiama, un numero di telefono che si chiama Pronto Linfa, in cui telefonano le mamme e per adesso sempre ci alterniamo con una del direttivo, una cara ragazza rispetto a me, e diamo dei consigli immediati e sentiamo le loro storie. Io sento delle storie che sono impressionanti. Mamme che comunque fanno della loro debolezza, della loro paura, del loro timore, una forza. E d'altro canto, più o meno quello che ho fatto io. Io ho detto, cavoli, sto facendo fare magari la ricercatrice. Invece di abbandonarmi al terrore, mettiamoci a lavorare per tutti, perché solo insieme riusciamo. E mettendo la competenza scientifica, riusciamo meglio. E quindi questi progetti sono anche, includono i progetti di assistenza ai genitori, ai bambini, ma anche progetti di ricerca terapeutica. Quindi noi abbiamo due progetti di punta che vengono finanziati anche da Linfa per cercare dei medicinali capaci di rallentare o bloccare la crescita dei tumori. Questo è che fate vedere, è proprio questo. Uno dei, e questo è il mio progetto. Ho chiamato una sfida per la vita perché è quello che faccio, combatto per la vita. E questo è stato il mio gruppo. Vi presento anche il dottor Enrico, che in questo momento è in sala culture. Lui è fortemente motivato per ragioni personali ed è una persona estremamente in gamba proprio per questa motivazione. Noi ci circondiamo di persone motivate. Però chiunque è accetto a Linfa, anche se non ha voglia di fare niente, l'importante è che diventi parte della nostra famiglia, perché solo insieme,
riusciamo. Questa è una legge che vale per tutte le associazioni, per qualsiasi obiettivo, solo insieme si riesce. E solo sostenendo la ricerca si può sperare in una terapia. Ok. Secondo. Vedo... Ok, vai pure. Scusa, volevo presentare anche il secondo progetto, che è diretto dal professor Rasola, che vedete quello ricciolino con la barba, no? Trascurativo, che sarebbe mio marito. Ecco, quello, togliamo la parola, lui si occupa di, togliamo la parola, energia al tumore, scusate. È un progetto che è molto importante perché si occupa non solo dei tumori collegati con neurofibromatosi, ma anche di altri tumori, perché lui è esperto di metabolismo tumorale, quindi sta facendo dei farmaci per bloccare la crescita tumorale di tumori maligni. Quindi è molto, molto, questo è il suo meraviglioso gruppo. In associazione in quanti siete che seguite un po'? Allora, in associazione gli iscritti sono 150 di soci proprio iscritti, okay. Poi c'è il nostro direttivo, sono in tutto siamo 6 di persone estremamente motivate, tutti quanti genitori o addirittura persone affette dalla neurofibromatosi. E poi abbiamo anche una affiancata, una rete progettuale con i clinici, quindi noi facciamo proprio ricerca scientifica traslazionale, non è che siamo quelli solo di laboratorio, i topi di laboratorio, noi dobbiamo dialogare continuamente con i clinici. Infatti hai fatto vedere una fotografia di uno dei clinici di punta, che è una di cui uno dei progetti di questo clinico, noi lo sosteniamo in parte sostenendo una borsa di studio, e lui è in mezzo, è il dottor Parrozzani, oncoculistica. Perché oncoculista? Perché i tumori non vengono solo a livelli di sistema nervoso periferico, ma vengono anche a livello di sistema nervoso centrale, e molti bambini già dai 3 anni hanno il glioma a carico delle vie ottiche, e va seguito e va curato. E quindi a Padova per fortuna abbiamo questo fiore all'occhiello che ci aiuta, che insomma aiuta moltissime persone che vengono da tutta Italia. Ok, ci sono già un po' di persone collegate, quindi, che ci stanno seguendo. Io sono contento e vi ringrazio che ci sta ascoltando e vedendo live, sia do il benvenuto quindi ai nostri follower soliti, ma anche alle persone nuove che ci stanno seguendo, e invito chi è collegato a fare delle domande, perché Federica Chiara, l'avete visto, è preparatissima, sa rispondere benissimo, e nel frattempo ti chiedo io un paio di cose. Rispetto al tema comunicazione, allora noi ci occupiamo di comunicazione, siamo un'agenzia che fa questo lavoro, e noi partiamo sempre, ai nostri ospiti facciamo sempre vedere questa slide, che è un po' il nostro motto, utilizziamo come card promozionale. Noi diciamo che fare bene non basta, bisogna farlo sapere, e qua più che mai c'è una realtà che sta facendo del bene. E quindi vi chiedo come fate a farlo sapere, anche perché immagino che la ricerca sia molto costosa e quindi c'è bisogno di essere sostenuti anche economicamente, quindi penso a sponsorizzazioni, a sostegno, a donazioni, che penso sia il vostro uno degli obiettivi fondamentali per poter proseguire e rimanere in piedi. Quindi quali azioni comunicative fate per farvi conoscere, come sfruttate i media, insomma, che avete a disposizione? Allora, noi comunichiamo anche con le persone attraverso i social principalmente, quindi abbiamo un sito di Facebook, che è Linfa Neurofibromatosi, un gruppo nell'ambito di Facebook con cui proprio abbiamo il rapporto diretto con le persone che si iscrivono, Instagram, e poi aiutami tu. C'è YouTube, cioè avete un canale YouTube con un sacco di video. Facciamo proprio conoscere ai
persone interessate i loro futuri medici. Quindi mettiamo i video con le interviste dei centri specializzati, in modo che le persone che sono in Lazio sappiano orientarsi di qual è il centro di riferimento del Lazio, quelli che sono nelle Marche sappiano dove orientarsi, dove ci sono i centri migliori, insomma, che li potrebbero aiutare. E poi diamo anche informazioni scientifiche, perché siamo, ovviamente con la ricerca siamo in contatto con l'estero, soprattutto gli Stati Uniti, e quindi qualsiasi novità che arrivasse dagli Stati Uniti noi informiamo le persone, perché diamo speranza, no? Aspettate ancora 2 o 3 anni e l'EMA, cioè la nostra agenzia europea del farmaco, magari approverà questo farmaco e quindi abbiamo una speranza. Quindi siamo tutti protesi ad aggiornarsi. Per quanto riguarda i fondi, i primi fondi che ci aiutano è il 5 per 1000. Quindi è molto importante una campagna 5 per 1000 è fatta bene, in modo che le persone sappiano che c'è l'infa e che aiutare l'infa significa aiutarsi, no? Aiutare questi bambini che poi diventeranno adulti e anche gli adulti. Poi ci sono gli sponsor, quindi per fortuna ci sono degli artigiani o delle attività che danno sostegno all'associazione, perché senza questo sostegno sarebbe impossibile, o addirittura i lasciti, magari persone che fanno una manifestano volontà testamentarie, una parte dei loro averi li lasciano all'associazione. Questo è di grandissima utilità, perché sanno che verranno utilizzati per il bene di questi bimbi. Okay. L'associazione ha sede a Padova, nel Veneto? Sì, ha sede a Padova, però abbiamo... Siete territoriali? Sì, no, no. Nazionale, lavorate a livello nazionale. Sì. Attivi a livello nazionale, perché ci chiamano... Esistono realtà simili anche in altri paesi? Come l'INFA? Sì, diciamo associazioni che trattano questo tema e con le quali siete eventualmente in contatto? Sì. C'è una rete. Siamo in contatto e facciamo parte della rete europea di Europis. Okay. Quindi la comunità europea si è organizzata e ha messo insieme queste associazioni per poter avere una visione, se no... come si fa? Ci sono associazioni francesi, tedesche, più o meno piccole, quindi noi ci manteniamo in contatto, perché dobbiamo mantenere il contatto anche e importare modelli organizzativi, vedere come loro risolvono certi problemi di assistenza dei pazienti e anche di benessere dei pazienti, perché noi non vogliamo solo la salute, noi vogliamo il benessere, certo, delle persone. Che qualsiasi persona ha diritto a vivere bene e quindi anche a lavorare in futuro. Noi dobbiamo pianificare anche un modo per sostenerli nell'ambito del lavoro. Assolutamente. Sì, perché la dignità poi passa attraverso una serie di sfaccettature. Cioè noi persone siamo le varie identità che si creano, no? Sono un lavoratore, sono un fratello, un figlio, un amico, e quindi dare... ampliare lo spettro di cose che si fanno, di ruoli, aiuta a creare una vita più completa, più un'identità più carica, più importante. È proprio questo il punto, perché queste persone mancano di autostima, perché lottano fin da quando sono piccoli, lottano con la loro immagine, perché i neurofibromi sfigurano, lottano con, o le macchie anche, sono, lottano con la loro difficoltà ad apprendere. E quindi, scherziamo, nessuno più deve lottare o sentirsi diverso. Dobbiamo accettare l'eterogeneità della popolazione, quindi il concetto della diversità deve sparire totalmente. Tutti devono avere il diritto non solo di stare bene, ma anche di lavorare e vivere bene. Questo è un concetto che ho imparato insegnando medicina del lavoro, però non si sostengono solo i lavoratori, io ho capito che si deve ragionare così su tutto.
Assolutamente. No, il tema... Un po' esagerato. No, no, ma no, è incredibile, cioè, sono molto d'accordo, e il tema della diversità, questa parola, no, che un po' spaventa, ma mi vengono in mente una volta parlando con una persona, uno, e questa persona mi diceva, è un dato statistico, perché se tutti fossimo ciechi, la maggior parte delle persone fosse non vedente, quella sarebbe la normalità, e diventerebbe diverso chi ci vede, quindi è un fatto statistico, okay. Così come... E rientra sempre la statistica, e dall'altra la persona è fatta di tante cose, no? Io ho gli occhiali, in questo momento ho la camicia, ho i capelli, insomma un po' meno di altri, ma non è che sono quella cosa lì, solo quello con gli occhiali o quello con la camicia, e quindi è tutto banale questo, però a volte lo si... non lo si tiene sempre ben presente, si rischia un po' di fare tutto un mischione, di confondere la caratteristica con la persona. Quindi non plus ultra è la sedia a rotelle, no? Dietro una sedia a rotelle dice ma tu sei il disabile. No, io mi chiamo Tizio Caio Sempronio, so fare questo e quell'altro, poi sono anche su una sedia a rotelle. Anche qua rischio di fare retorica, di essere banale, però non è così sempre scontato. Francesco, bisogna urlarlo, non pensare che sia retorica, perché questa è vita. Noi dobbiamo insegnare alle persone la l'eterogeneità. Infatti l'università ha fatto un bellissimo documento con la professoressa Nota, ha fatto Laura Nota, che si occupa di inclusione all'università, ha fatto un documento meraviglioso sul linguaggio dell'inclusione. Il linguaggio già fa la differenza, certo. Perché bisogna insegnare alle persone che ci vuole un linguaggio. Se tu parli in un certo modo a tuo figlio, in un certo modo a tuo marito, non vedo perché devi parlare in un altro modo con particolare che non è inclusivo con una persona con una disabilità o un aspetto che ritieni strano, no? Perché devi cambiare il linguaggio? Il linguaggio è fondamentale, fondamentale. E dal linguaggio poi si passa all'azione, perché se insegni questo alle persone sei a posto, perché capiscono che l'eterogeneità è molto diversa da diversità, e a quel punto ce l'abbiamo fatta. Sì, la parola eterogeneità è molto, molto bella. Mi viene in mente slow food, no? Come la stessa cosa può diventare un pregio anziché un difetto, la lentezza, che spesso viene vista come un difetto, no? Ah, ma sei lento, devi essere veloce, devi essere performante, no? C'è questa idea. Slow food, che conosciamo tutti, ha ribaltato il concetto, ha detto che in quel caso la lentezza è un valore, e il plus che c'è in quel momento, quindi assaporare le cose, prendersi il proprio tempo. Quindi a volte chi fa le cose più lentamente nota cose diverse, no? Che gli altri con la velocità non notano. Quindi la stessa cosa può essere un pregio o un difetto, ma valgono cosa tutte ci inventiamo due. Francesco, in questa puntata inventiamo slow life, qualcosa che sia pregnante, che faccia capire che tutto va assaporato, la vita è bella, e anche le persone che hanno bisogna riconoscere il bello in tutte le persone, certo. Bisogna fermarsi lì e riconoscere il bello. Forse non so se l'hai viste, ma ci sono delle immagini che girano online, che connesse con la neurofibromatosi, di persone sfigurate, no? Il famoso Elephant Man, che poi di fatto non aveva la neurofibromatosi, ma rende l'idea. Okay. Presente. Cosa c'è dietro? Se si va a vedere, c'è l'associazione inglese, che è la Children Tumor Trust, che ha un ragazzo che si fa molto vedere, che si presta e dice: guardate un po' chi sono io. È un ragazzo di una sensibilità eccezionale e darebbe tutto a tutti, la propria assistenza, la propria amicizia, esattamente come Ilaria, come mia figlia. Però lui è sfigurato, non ha la faccia di fatto, no? Ma se uno lo conosce, quella faccia scompare. E come facciamo a farlo capire alle persone che non ci si deve fermare alla faccia? Beh, come, magari... come la...
Ma è come la sedia a rotelle. Io mi ricordo quando ero bambino, sedia a rotelle, se ne vedevano poche, perché la disabilità era proprio nascosta, era chiusa, no? Adesso la si vede e nessuno la nota neanche più, perché dietro alla sedia a rotelle c'è una persona, eccetera, eccetera, eccetera. Anche in questo caso, secondo me, è proprio un fatto di... anche lì statistico, se io vedo tante persone così, mi abituo, cioè capisco che c'è anche quello, c'è chi è ricciolino, chi è alto, chi è basso, chi è magro, chi è al viso con le macchie, eccetera, eccetera. Tua figlia che disegna la bambola e mette le macchie, è geniale, perché quella cosa lì fa parte di lei e la vita, insomma, quindi è naturale, punto. Ma se la statistica è sempre contro di noi, noi dobbiamo trovare un altro modo. Quindi bisognerebbe anche chiedere alle persone cosa ne pensano. Perché noi stiamo lavorando perché ci siano sempre meno carrozzine e sempre più persone capaci di andare senza la carrozzina. Ma se ci sono, noi, nostro figlio, dobbiamo approcciare con l'aiuto è un comportamento naturale. D'altro canto i miei figli sono abituatissimi, anche quando abbiamo ospitato Zoe che veniva rifugiata dall'Africa, loro l'hanno presa con l'amore dei fratelli e a scuola l'hanno trattata con l'amore dei compagni. Basta, per fortuna è così, ma non è sempre così, perché sì. Tutto il colore è considerato una diversità, ma scherziamo. Il tema della cultura, il fatto culturale è quello che aiuta sempre in questi casi, no? Cioè essere preparati, avere un substrato che ti aiuti a ragionare su quelle cose, quindi il tema dell'informazione, della cultura è sempre alla base di tutto. Ti farei vedere il commento di Silvia che fa una considerazione interessante, vorrei condividerla con te e chiederti se vuoi ragionarci. Lei dice: si considera la diversità in funzione dello scostamento dalla normalità, ma alla fine chissà veramente cos'è la normalità. Esatto, e questo è il punto. Cioè, da dove partiamo? Qual è il punto di partenza per cui valuto le altre cose? Quanto si discostano, no, da quella cosa lì? E anche lì è un dato statistico. Il colore della pelle, cioè se in un posto sono tutti bianchi e biondi, arriva quello scuro e ovviamente stonano in quel momento, dici ma chi è lui, non lo ricordo, se non l'ho mai visto. Viceversa, se sono tutti con la pelle nera e capelli neri, arriva quello biondo albino, è lui che stona in quel momento. Ma dov'è che parte la normalità? Quindi è tutto un punto di vista. Io abolirei proprio il concetto di normalità. Io assumerei un altro concetto, perché da scienziato, per qualsiasi cosa, anche quando guardiamo le cellule, non consideriamo una molecola, l'azione di una molecola normale, ma molto probabile, no? E quindi tu diresti, ah bene, allora fai un discorso statistico. No, non è un discorso puramente statistico, perché noi siamo pronti a tutto, perché mettendo quella cellula in un ambiente diverso, se lo fai passare da un ambiente come quello del cervello a un ambiente come quello dello stomaco, cambia tutto, quella molecola funziona in maniera diversa. E quindi non è una questione di normalità, è una questione di ambiente. Quindi l'ambiente tempra, forma, influisce sull'azione, sull'attività di quella cellula. Allora io mi immagino che anche nel nostro mondo umano ci siano degli ambienti, alcuni che sono più accoglienti, altri che meno accoglienti. La famiglia è il primo ambiente nella quale si forma il concetto di eterogeneità, di variabilità. A quel punto scompare il concetto di normalità e i bambini vanno a scuola e qualsiasi cosa si trovano sono addestrati a non pensare a normale, non normale, ma a pensare come ambiente. In questo ambiente io mi aspetto di tutto. Basta. I nostri bambini devono essere formati all'eterogenicità. Quindi il loro ambiente, principalmente la famiglia, deve
abituarli alla variabilità. Ok, sono d'accordo. Interessante questo parallelo dalla molecola, dal pezzo della scienza, a arrivare poi alla... sono riuscito a seguirla, ce l'ho fatta, ho capito, quindi... Infatti a un certo punto mi ero persa anch'io, chi mi conosce l'ha capito subito. Ho detto, oddio, ho trovato la metafora più difficile che mi poteva venire in mente. Però era per ragionare da persona di mestiere, no? Cosa stiamo guardando? Certo. Le cellule. E le mettiamo negli organi, no? Quindi... Ti faccio vedere il commento invece di Maria che parla del tema dell'accettazione, no? Lei dice, siamo lontani dalla forse, dall'accettazione dell'altro, occorre imparare a non avere timore ad amalgamarci. Sì, assolutamente. Il problema è che spesso a livello culturale, sociale, ci sono ancora persone radicate su questo concetto, no? La normalità è questa, tutto il resto è diverso, va combattuto. L'omofobia, il razzismo, adesso per dire due cose classiche, però esatto, quello che non conosci ti spaventa. Però i bambini sono molto curiosi invece, no? Non hanno quei filtri lì e quindi, come dicevi tu, boh, è normale che in una classe ci sia questo, tutti diversi, no? O tutti, anzi, meglio eterogenei. Hai detto la cosa giusta. Eccola la soluzione. È incoraggiare la curiosità. Se tu sei curioso, non avrai mai paura, perché sei sempre alla ricerca di qualche cosa. Se la famiglia educa la curiosità supera ogni cosa, perché poi trova le sue soluzioni. E non avrà mai paura, se non hai paura il concetto di diverso finisce, perché non concilia con la curiosità. Questo potrebbe essere un messaggio importante. Incoraggiate la curiosità dei bambini, perché così riusciamo a cancellare il concetto di diversità e inseriamo il concetto di evoluzione, di bellezza della novità. Sì, sono d'accordo, ti faccio anche vedere questo commento di Edoardo, che lui è un grande chef, quindi sa amalgamare bene lui gli ingredienti per far nascere sempre delle ricette importanti, quindi lui proprio amalgamare lo sa fare bene. Dice, bellissima affermazione, abituare i bambini all'omogeneità, alla consapevole diversità che non deve separare ma unire, esatto. E questo insomma dobbiamo, l'obiettivo poi è quello. Se fino male, però... non farebbe l'intervento, anzi qua evitiamo le testimonianze della mia famiglia perché sono veramente negata, avrei bisogno di lezioni dal cuoco Ferrante, anzi lui, a parte che lui è un grandissimo cuoco, quindi se torni a Torino una volta passi, poi ti consiglio di andare a mangiare nel suo ristorante quando riaprirà, perché qua è tutta una situazione che non sappiamo come andrà avanti. Dov'è? In che zona è? A Torino, lui è l'orto salsamentario, è vicino dietro alla Gran Madre, quella zona lì. Ah, che bello! Via Monferrato, adesso facciamo anche pubblicità, ma siamo contenti di farlo, via Monferrato, che adesso è una bellissima via pedonale. È poeticissima quella zona lì, proprio bella, sì. Bella. Tornando al tema comunicazione, che abbiamo accennato prima, tu ci hai raccontato, insomma, siete molto social, siete molto attivi, però la comunicazione anche, ti chiedo, come comunicate con le persone con cui entrate in contatto, tenendo conto che i target sono diversi, magari c'è la famiglia che arriva spaventata e quindi non puoi usare certi termini, essere molto concreto, abbiamo anche un gatto ospite. Devo più che altro eliminarlo, scusami Francesco, perché... perché sentivo un miagolio prima. E abbiamo messo il campo. Poi c'è anche una comunicazione invece più tecnica, più scientifica, quando tu sei una donna di ricerca, di scienza, quando comunichi sui progetti, sulle cose tecniche, allora lì è una comunicazione diversa. C'è una comunicazione con i bambini con cui siete in contatto, quindi sono livelli diversi. Com'è comunicare il tema della neurofibromatosi, che già di per sé è un tema complesso, e farlo con persone con approcci diversi.
Questa è una bella domanda, che non è detto che noi siamo già sulla giusta rotaia, sul giusto binario per fare. Innanzitutto ci tengo tanto a semplificare il discorso e spiegare il scientifico e spiegarlo alle persone comuni, perché secondo me se uno sa una materia è capace, se vuole, a trasmettere un messaggio a qualsiasi persona, perché bisogna semplicemente semplificare. Chi non è capace, come alcuni medici che non hanno la capacità di comunicare col paziente, che invece è la cosa più importante, sono in grave difetto, perché la persona davanti, la famiglia davanti, deve sapere capire. Noi come facciamo? Scriviamo articoli. E con un glossario in fondo nel quale si spiega in maniera semplice, magari anche con metafore, le cose. Lo facciamo anche in inglese perché stiamo lavorando insieme con l'associazione inglese per riuscire a semplificare il discorso e cap far capire anche come funziona un farmaco e aumentare quindi quella che si chiama aderenza terapeutica, quindi la garanzia che poi il paziente prenda il farmaco quando c'è. E ai bambini invece comunichiamo in maniera semplificata con i fumetti, quelli che loro preferiscono. Abbiamo fatto dei libricini che sono dedicati a loro con delle favole che gli spiegano il perché delle macchie, che sono una bellezza e non sono un difetto. Infatti questi bambini, io ho sentito anche una mamma che dice, mia figlia sa di queste macchie, e sono dei piccoli leoncini. Noi abbiamo anche una mascotte che è un ghepardo, no? Hanno la bellezza e la forza del ghepardo, questi bambini. E quindi abbiamo infatti una storia proprio orientata su questo. Quindi se loro leggono si riconoscono senza più di tanto ragionarci, ma come fanno i bambini. Leggono la storia, si rasserenano e la loro vita va avanti. Così, questo è il nostro obiettivo, no? Bravi, infatti quando parlavi hai detto macchie, mi è venuto in mente il leopardo. Avevo pensato all'animale, a quell'animale che ha il manto fatto di macchie, che è bellissimo, no? Quindi la macchia in quel caso è una cosa molto positiva. Ci sono due interventi che voglio farti leggere perché sono molto importanti, interessanti. Una è di Martina, che dice: cresciuta da bambina con continue paralisi facciali causa NF2, posso solo condividere il discorso sulla diversità e ti fai complimenti per il gatto. E dice: attendiamo informazioni sui progetti NF2. Quindi adesso poi ti chiedo di raccontarci. Allora, prima di andare su quello, allora ti passo la domanda di Barbara, che è molto specifica, e ti chiede se la malattia si scopre nei primi giorni di vita o si sviluppa man mano? E poi andiamo a quello che chiedeva Martina dei progetti NF2. Allora, cominciamo dall'ultima domanda. Sì, se la malattia si scopre nei primi giorni di vita o si sviluppa man mano? No, non si, se uno non nasce proprio con un problema, alcuni nascono con l'osso deformato della tibia, allora ci si accorge immediatamente che è la Ok. neurofibromatosi. Se no, le macchie si sviluppano con l'età ed è il pediatra che manda immediatamente dal dermatologo che fa la diagnosi sulla base delle macchie. Quindi ci sono un protocollo proprio preciso. Cos'è un protocollo? Sono delle regole che i medici seguono per capire se c'è la neurofibromatosi oppure no. Contano le macchie, vedono se ci sono le lentiggini, se ci sono le macchione grosse che si chiamano caffè latte e vedono se per caso non si vedono già dei piccoli tumorini sotto pelle, il palpano bene e queste sono le evidenze che forse bisognerebbe anche andare dal genetista e fare poi l'indagine genetica, ma da sole potrebbero bastare per una diagnosi della neurofibromatosi. Ecco perché bisogna sensibilizzare i pediatri e noi associazioni abbiamo mandato un libricino ai pediatri, adesso in alcune regioni, non in tutte, nelle quali li avvisiamo che c'è la neurofibromatosi e
Scusate, io parlo sempre della neurofibromatosi tipo 1 perché mia figlia ha la neurofibromatosi tipo 1, ma la tipo 2, che è una malattia completamente diversa, anche se vengono i tumori a carico del sistema nervoso, che si chiamano Schwannomi, è ugualmente molto seria, anzi serissima, così come anche le schwannomatosi. Noi abbiamo pazienti di tutte queste tre malattie, e mi scuso con loro che non parlo con gli malati di neurofibromatosi tipo 2, perché sono sempre focalizzata come mamma, ma come presidente dell'associazione ne dovrei proprio parlare. E quindi la diagnosi di NF1 si fa subito. Per la Ok. neurofibromatosi tipo 2 invece molto più tardi si vedono, raramente si vedono da bambini proprio. Invece tornando all'intervento di Martina, poi c'è un'altra domanda, ma la vediamo dopo, che dice le informazioni sui progetti Sì, NF2. tesoro, cresciuta da bambina con paralisi facciali già subito. Poverina, tua poverina. Allora, i progetti della neurofibromatosi di tipo 2 li stiamo adesso mettendo a punto, ma più che altro stiamo cercando di seguire i grandi centri di ricerca che si occupano di NF2. In particolar modo noi lo facciamo mantenendoci in contatto con la Fondazione Children Tumor Foundation, che finanzia progetti sull'NF1 e NF2, e ci teniamo bene, bene, bene in contatto. Adesso sappiamo che è stato approvato un farmaco che normalmente veniva utilizzato per i carcinomi, che si chiama bevacizumab, e il nome del principio attivo bevacizumab, il nome del farmaco è Avastin, e pare che sia efficace per i pazienti affetti dalle neurofibromatosi di tipo 2. Quindi venite da noi, chiedeteci quali sono i centri che lo somministrano, perché non tutti i centri lo fanno, e magari siete elegibili per il trattamento. Ok, perfetto, grazie. Allora, altre due domande. Edoardo ti chiede dove si possono, se si possono acquistare questi libri di cui hai parlato, libri per i bambini, prima immagino sia quello, e poi ti ringrazia per il prezioso, ringrazia te, ma l'associazione e tutto quello che c'è dietro per il vostro prezioso lavoro. Grazie Edoardo. Come tutte le associazioni, io raccomando sempre di rivolgersi alle associazioni, perché le associazioni lavorano e più hanno persone che le aiutano, più sono efficaci. I libricini, non li, ecco, sono impreparata. E alcuni li regaliamo. Ci Perché sta. ne abbiamo più di uno, ne abbiamo più di uno. Altri invece sono donazioni libere. Adesso li abbiamo comunque online e chiunque ne abbia bisogno ci si mette in contatto con noi. Alla fine Francesco Patrucco Sì, metterà i nostri recapiti e assolutamente. volentieri noi ci facciamo una chiacchierata e condividiamo il materiale. Ok, altre due domande e quindi ringrazio tutti quelli che stanno interagendo perché così la puntata diventa bella densa. Se faccio solo domande io, la gente poi si addormenta. Invece c'è Chiara che ti chiede in cosa consiste la diversità fra le due forme. La diversità è proprio genetica, si nasce con tipi di mutazioni diverse che coinvolgono degli aspetti molecolari nella cellula totalmente diversi. E quindi, insomma, gli studi sono ancora lì che stanno cercando di capire bene, bene. Queste mutazioni che effetto hanno? Perché solo per la neurofibromatosi tipo 1 sono state riconosciute tantissime mutazioni, quindi siamo intorno alle 2000 tipi di mutazioni diverse. E una volta che sai la mutazione, non è che sai come sarà lo sviluppo della malattia. Quindi sapere la mutazione per adesso serve a poco, semplicemente per definire. Se ci sono micro delezioni del gene, invece piccoli tagli, allora sì, si sa che tipo di evoluzione può avere. Nel caso dell'NF2 è
molto variabile, ma comunque l'NF2, io ho conosciuto persone che veramente hanno un peso della malattia molto pesante. E adesso invece ci sono due interventi e ci portano sul tema dell'operazione chirurgica, insomma, perché Claudia dice: io ho conosciuto una persona con la neurofibromatosi che è stata operata a Roma alcuni anni fa. Mi ha detto che un anno e mezzo dopo si sarebbe dovuta operare di nuovo. L'operazione chirurgica può servire? Sì, altro che. Bisogna valutare se è il caso di intervenire chirurgicamente, perché i neurofibromi si possono anche formare in profondità e molto spesso non sono raggiungibili. Questa è la proprio il brutto della malattia. Se interessa il sistema nervoso, può interessare qualsiasi nervo. Voi pensate ai nervi profondi che spassano vicino agli organi, che innervano gli organi, e molto spesso non si riesce ad arrivare chirurgicamente. Ecco perché è necessaria la terapia farmacologica, cioè è necessario un altro tipo di terapia che è rappresentata da una medicina assunta, come nel caso della chemoterapia, che possa far regredire questi tumori, se no non si riesce. Ok, e invece Marco Bosso, che ringrazio perché fa due interventi molto interessanti, racconta la sua storia ed è molto bello questo. Dice: dopo anni di dolori muscolari generalizzati, 3 anni fa mi è stata diagnosticata la NF3 e sono stato operato praticamente d'urgenza. Poi nel commento successivo dice: ora sono in procinto di essere rioperato perché lo schwannoma si è riformato praticamente nella stessa posizione. Quindi hai avuto una recidiva, una genoma recidivante. Accidenti, mannaggia. E adesso fa male questo schwannoma. Volevo sapere, mi spiace. Adesso, Vediamo se ci e risponde. soprattutto l'intervento è stato lesivo per il nervo. Perché bisogna Vediamo. anche dare dal chirurgo giusto, eh. Io passo il tempo a cercare nei migliori centri quale sia il chirurgo del periferico capace di fare determinati interventi, perché non tutti sono capaci a toccare i nervi senza danneggiarli o comunque in maniera adeguata in modo da rimuovere il tumore senza creare delle disfunzioni. E voi fate anche questo, quindi questo lavoro di... Ecco, Marco ha risposto, dice, per ora va abbastanza bene, lo schwannoma era ed è in posizione C1-C2. Qua Uno lascio c'è due. assolutamente tela, perché ne Mamma mia. capisco nulla, quindi... Innervazione esterna al C1-C2, cioè verso il plesso o proprio in posizione. Vabbè, comunque mi fa piacere che vada abbastanza bene. Fa molto piacere che vada abbastanza bene. Invece Serena Oliva dice: a proposito dei neurofibromatosi eventualmente presenti sui nervi più profondi, quali tecniche diagnostiche possono, si interrompe il messaggio, ma credo possono essere utili e funzionare? Allora, risonanza, tecniche diagnostiche dei neurofibromi profondi che chiamiamo plessiformi. La risonanza veramente sta avendo un'evoluzione. Alcuni lo fanno anche con l'ecografia, però la risonanza dà a un livello diagnostico molto importante perché riesce a misurare bene la presenza del neurofibroma. Ok, Marco conclude insomma il giro di informazioni dicendo che è sul midollo spinale, rispondendo alla tua domanda. Okay. Mamma mia, sì, è proprio centrale. E invece Martina Dalla Mora ti chiede: valutare radiochirurgia dopo 7 interventi un blocco alla recidiva del neurinoma acustico che avevo gigante rimosso da adolescente. Ci possono essere potenzialità nella radio? Sì, infatti ci sono, noi abbiamo un ottimo centro a Vicenza che fa radioterapia, anche a Padova si stanno muovendo, poi ci sono altri centri che anche lo fanno e può essere assolutamente un'opzione che va vagliata. Ecco, poi c'è il medico che vaglia bene, il medico che ti prende in carico, vaglia bene quale delle tre opzioni terapeutiche
possono essere migliori, anche rispetto alla, allo stadio presente, no? Se la, la Avastin, la terapia farmacologica o la radioterapia o addirittura un altro intervento chirurgico, ecco. Ok. Aspetta, c'è un'altra. Ah, sempre Martina dice: l'ho eseguita a Verona e che è il primo centro radio in Italia. Okay. È molto importante quello di Verona, sì. Allora, siamo a 54 minuti, quindi ci stiamo avviando alla conclusione. E volevo chiederti, allora, noi abbiamo iniziato a fare queste dirette, e questa è la 32esima puntata, abbiamo iniziato lo scorso maggio in pieno lockdown, verso il quale forse stiamo anche di nuovo tornando, perché si parla di nuovo di chiusure e cose varie. Com'è stato per l'INFA il lavoro di questo anno ormai, legato alla pandemia, legato al Covid? Sia in termini di paura forse per le persone che voi seguite, insomma, con cui siete in contatto, perché comunque tutta la questione dell'ospedalizzazione ha subito molto rallentamenti, no? Cioè è stata data priorità a chi era positivo al Covid e molte altre cure sono state rallentate, no? È un tema di cui si è discusso molto. E dall'altra anche come rimanere in contatto con le persone che seguite, come fare informazione, come ricevere anche fondi in un periodo in cui era tutto più difficile. Insomma, com'è stata la sfida di questo anno? Lo chiedo a te come presidente, che immagino abbia passato delle notti un po' insonne forse, visto il periodo. Io ho personalmente aumentato i contatti con le persone, i soci, le persone che si, anche non soci, cioè telefonare a chiunque, e ho passato veramente ore al telefono per ascoltare le storie, anche a Zoom, anche utilizzando i social, ma soprattutto hanno telefonato. E persone di tutte le età, ho parlato con mamme giovani che volevano avere delle rassicurazioni, delle spiegazioni, ai signori più anziani che mi raccontavano la loro storia, le loro vicende, la fatica della loro vita, trascurati. Insomma, noi abbiamo aumentato i contatti, io personalmente li abbiamo aumentati tantissimo. E la gente chiedeva: come mai al centro non mi chiamano mai, il follow up, e noi spiegare che il centro ha rallentato per via del Covid. Ma noi abbiamo più rischio degli altri se ci prendiamo, certo, il Covid? Possiamo avere delle... Allora noi a spiegargli che no, che le neurofibromatosi non comportano maggiore rischio. E adesso chiedono del vaccino. Ma noi ci possiamo vaccinare? E tante, tante, sono fiorite le storie. Vi annoierei fino a domani mattina con tutte le storie che hanno raccontato. Beh, e cosa direi? Direi che il giorno del malato raro, che noi festeggiamo il giorno di febbraio, in realtà deve essere tutti i giorni. Per noi di Linfa è ogni giorno, ma non perché abbiamo la figlia o il socio, perché siamo entrati nell'idea di abbracciare tutti, ed è il bello, è proprio questo, che siamo entrati nell'idea della famiglia, quindi la famiglia pensa ai suoi cari ogni giorno. Ok, e faccio passare questo commento di Barbara, che è una nostra follower storica e che non si perde una puntata, quindi conosce, penso abbia visto tutte le nostre puntate, sa fare. Uno, che perché ti ringrazia per il vostro impegno e per la spiegazione, che non è scontato raccontare temi di questo tipo. I bravi ragazzi è rivolto a me, a Alberto, e soprattutto grazie perché ci chiama ancora ragazzi, perché dice questi argomenti più duri anche è giusto essere informati, nel senso che noi abbiamo trattato in queste 32 puntate argomenti vari. Diciamo che questo è il primo argomento un po' più tecnico, specifico, anche sul tema della salute, insomma. Quindi grazie Barbara che hai colto il senso di comunicazione e di servizio.
Volevo chiederti ancora una cosa. Ho sentito prima, perché voglio che si sappia che io mi preparo le puntate quando devo condurre. Prima ho sentito un'intervista di tuo marito, che ho trovato sul vostro canale YouTube, in cui racconta una cosa che mi ha colpito. Dice, noi abbiamo anche un'utopia, un fine utopistico, sconfiggere la malattia. Arriverà il giorno in cui la malattia si sconfiggerà. Ma questa è utopia pura, oppure secondo te la ricerca, te lo chiedo proprio a una donna che fa ricerca, una donna di scienza, si potrà arrivare a quel traguardo? No, no, arriviamo insieme ad altri, ma arriviamo. Okay. Adesso bisognerebbe concentrarsi maggiormente sulla NF2 e la zoonosi. Ammetto che bisogna mettersi, piazzare delle persone in gamba, lavorarci bene sopra, ma noi raccogliamo la speranza di tutti e la traduciamo in realtà. Io sono assolutamente convinta, vado in laboratorio, sicura che ce la facciamo. Infatti pubblichiamo piccoli passi, ma sicuramente ce la si fa. Anche in contatto con le stesse ditte farmaceutiche, perché dobbiamo lavorare insieme, non bisogna escludere nessuna possibilità. Ok, ci sono altri ringraziamenti, sia da parte di Claudio, sempre Marco, che ti ringraziano, ci ringraziano, e io ringrazio loro, e ringrazio anche te Federica, e a nome che rappresenti l'Infa, perché veramente fate un'azione, un servizio fondamentale, dietro il quale c'è tanta competenza, professionalità, ci sono molti sacrifici, immagino, perché appunto tu hai un lavoro, una famiglia, il carico già tuo penso sia importante. E a proposito di carico, io ti chiedo, tu hai raccontato in questo periodo soprattutto, ma voi fate questo, ascoltare le storie delle persone, arrivano da voi, vi raccontano, vi portano il loro vissuto, e immagino che spesso sentiate delle storie anche impegnative, non so se è giusto dire, il carico è pesante, insomma, non è che ti raccontano che sono andate al cinema a vedere un film. Quindi voi come riuscite a sopportare questo peso, no? Anche da un punto di vista di magari supporto psicologico, di un vostro lavoro, di comunque di riuscire a scaricare il carico che vi viene dato durante queste testimonianze, questi racconti. E noi abbiamo messo su un progetto con uno psicologo esperto in traumi Mamme di rara bellezza si chiama, che sostiene le mamme scioccate dalle diagnosi recenti o da problemi. Io non l'ho ancora contattato, per me non ne avrei tanto bisogno, infatti glielo dico sempre. Dottor Morelli, io arrivo, ma non ho mai tempo, invece sarei proprio quella che avrebbe tanto bisogno, perché le storie sono veramente variabili, incredibili, ma le mamme, io posso concludere con questo messaggio, hanno un'energia, una forza, una potenza, cioè traducono la loro debolezza, il loro terrore in azione e speranza. Ho conosciuto delle mamme, quindi io vi lascio proprio con questo messaggio. La ricerca è una speranza per il futuro, quindi per qualsiasi cosa dovete pensare di sostenere la ricerca. Per qualsiasi malattia, se sostenete la ricerca adesso, fra un tot di anni avrete il farmaco, se no non c'è speranza. Il secondo messaggio è fate della vostra debolezza una forza, traducetela, traducetela in energia e aiutate le associazioni, perché così insieme si riesce a fare qualsiasi cosa, ve lo dico. Condivido, è un messaggio questo da rilanciare. Aiutiamo le associazioni, ce ne sono tante, fanno veramente, tengono insieme in piedi veramente tante cose, insomma. E c'è questo intervento di Corrado che mi porta alla domanda, l'ultima domanda che volevo farti. Lui dice: serve preparazione per i malati rari da parte dei nostri amministratori, e dobbiamo dare speranza a chi è una malattia rara, non per scelta. I nostri amministratori, quanto e nelle vostre corde, se lo fate o se deve farlo qualcun altro,
il lavoro, diciamo, di pressione politica, per cui questo tema arrivi sul tavolo decisionale dei nostri politici, per cui il tema sia lì presente, sia in termini di ricerca, quindi di fondi che vengono dati alla ricerca, sia di tutela per le persone che sono in queste situazioni, quindi penso alla legge 104, tutte quelle cose che possono consentire di migliorare anche proprio la gestione del quotidiano. È un'azione che fate, che fa qualcuno? Sì. No, a parte che c'è un'associazione che riunisce tutte le associazioni, comunque Ciao Corrado, che lui è presidente di un'altra associazione che si occupa di neurofibromatosi, e ANF, e c'è un'associazione che si chiama Uniamo, che unisce tutte le associazioni di malattie rare, e loro... e anche noi siamo ben presenti a bussare alle porte della regione, agli assessori, a dire anche all'AIFA, la nostra agenzia del farmaco, quando desideriamo raggiungere un obiettivo, che un farmaco venga approvato, che dei livelli di assistenza di base vengano accettati. Per i finanziamenti è veramente molto difficile, ma adesso danno retta molto alle associazioni, se sono ben organizzate danno retta. Ok, allora ti chiedo, prima di passare alla conclusione in cui faremo vedere i contatti e un paio di altre cose, ti chiedo, e lo chiediamo sempre ai nostri ospiti, un po' ce l'hai già dato un buon consiglio, però ufficialmente ti domando, qual è il tuo buon consiglio che ci regali e che regali a chi ci segue? Beh, io ritorno all'essere mamma ed essere ricercatrice. A tutte le mamme dico: abbiate fiducia in noi, nelle associazioni, e fatevi forza, perché c'è qualcuno che vi può ascoltare. E come ricercatrice dico a tutti: mi raccomando, sostenete la ricerca, perché... E vi state sostenendo non solo la vostra speranza, ma il vostro futuro, proprio il futuro dei vostri cari. Quindi non fate di ogni giorno uno scopo di bellezza per la vostra vita, godetevela, e date anche un pensiero alla ricerca, perché siamo qui che lavoriamo tutti per voi, insomma, i ricercatori hanno le persone nel cuore. Grazie, grazie per questo intervento. Grazie. Allora, fondamentale sostenere quindi la ricerca e sostenere l'associazione Linfa, e per farlo allora vi lascio i contatti, così potete avere più informazioni. C'è un'email, il sito che è linfaneurofibromatosi.com, e poi i canali social Facebook, Instagram e YouTube, in cui vi potete trovare attraverso Linfa Neurofibromatosi, si trovano subito, in cui ci sono informazioni, ci sono informazioni di vario tipo, no? Di vario livello, per varie anche persone, dai bambini agli adulti, ai tecnici, e lì potete trovare anche le informazioni sul sito per capire come sostenere l'Infa, e quindi attraverso donazioni, il 5 per 1000 che a breve si andrà poi a decidere attraverso la dichiarazione dei redditi, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente seguite l'Infa. Allora, prima di chiudere faccio vedere, la volta scorsa mi sono dimenticato, però io mi segno sempre le parole chiave che vengono fuori durante questa diretta. E allora, abbiamo parlato del tutto, siamo partiti dal tutto, che è quello che tu sei un tutto di delle cose che abbiamo, un tutto, un condensato delle cose che abbiamo detto, quindi mamma, ricercatrice, pianista, moglie, eccetera, eccetera. Poi abbiamo parlato della ricerca, l'ho segnato più volte perché è un tema che è tornato molto, Ilaria, da cui è un po' partito tutto, no? Tutta questa sfida, la neurofibromatosi, l'associazione Linfa, Pronto Linfa che è il progetto, il fatto di stare insieme, di fare le cose insieme, la speranza, i fondi, il 5 per 1000, il benessere che è l'obiettivo finale, poi le persone devono stare bene, l'eterogeneità che è il valore che abbiamo detto, non tanto diversità ma eterogeneità, la normalità, le mamme, il futuro, il grazie a quello che tutti noi diciamo a voi per quello che fate, la ricerca che torna, e poi il consiglio, l'impegno di portarsi a casa è sostenete la ricerca. E quindi questa è un po' la sintesi di quello che ci siamo detti. Prima di ringraziarti, ancora una cosa tecnica, giovedì prossimo avremo un ospite
molto importante, che è Fabio Cantelli Anibaldi, che è uno scrittore che forse qualcuno conosce perché è una delle voci più importanti di Sampa, che è questa bellissima docuserie che è uscita su Netflix su San Patrignano. Ma con Fabio parleremo soprattutto di scrittura, di musica, perché lui è un grande appassionato di David Bowie e non solo, e di tante altre cose. Quindi seguiteci, che sarà importante. E a proposito di seguiteci, vi invito a sostenere Comunicazioni di Servizio. Oggi è venuto fuori il valore informativo che ha questo format che abbiamo creato, che non è niente di innovativo, ma è soltanto uno spazio in cui incontrare persone importanti che hanno delle storie belle e che aiutano a rendere questo paese un po' più bello, un po' migliore. E quindi seguiteci e sostenete Comunicazioni di Servizio. Potete farlo andando sul nostro sito, lì trovate tutte le puntate passate e le puntate future quando verranno, man mano le carichiamo. Sono anche disponibili in podcast, quindi se fate fatica la sera a prendere sonno ve le mettete nelle cuffiette e dopo 5 minuti che io parlo vi addormentate subito. E poi i nostri canali Facebook, Instagram e YouTube su cui seguirci. Quindi grazie, soprattutto sul canale YouTube andate a iscrivervi, così seguirete e sarete informati su tutti i video. Federica, che dire? Grazie mille. Io ero un po' in ansia all'inizio perché dico andiamo a toccare un tema veramente ostico di cui sono completamente ignorante. Spero di non aver detto troppe cavolate, ma tu hai sostenuto benissimo e hai raccontato molto bene chi sei, che cos'è l'Infa e che cosa fate. Quindi grazie per il vostro lavoro. Grazie a te, Francesco. Veramente. Grazie. E grazie per averci regalato quest'ora insieme, che io ho trovato molto importante, e anche chi ci ha seguito, dei commenti che stanno continuando a arrivare, come Serena, come anche Valerio, che saluti, insomma, ringraziamenti vari. E c'è anche il complimento al conduttore, me lo prendo, dai, ci sta, ma soprattutto all'ospite di questa sera, Federica, grazie mille, sei stata bravissima, competente, viva la ricerca e viva le persone di scienza. Arrivederci a tutti. Alla prossima, a presto.